Con i ragazzi, che messaggio è possibile portare nella lotta alla mafia, a tutte le mafie? Ma sicuramente bisogna portare un messaggio positivo, diciamo, di speranza, di fiducia. Una delle cose che bisogna cercare di sconfiggere all'interno un po' di questo nostro impegno è la rassegnazione. E sappiamo benissimo che le persone rassegnate non hanno bisogno della verità e a me fanno una grande paura proprio per questo motivo, perché quando manca il bisogno della verità non si fa altro che spalancare le porte alla mafia, al fascismo, al secessionismo e a tutta una serie di cose negative. Ecco perché bisogna crederci, ecco perché bisogna lottare, far capire a loro che la mafia non è affatto invincibile, non lo è, sono uomini in carne ed ossa come lo siamo noi. Purtroppo ce li fanno apparire invincibili perché manca la precisa volontà di risolvere questo problema. Suo fratello fu ucciso proprio per quella ricerca della verità. Da allora che cosa è cambiato? Qualcosa è cambiato ed è cambiato in positivo. Oggi abbiamo anche a livello legislativo abbiamo delle leggi importanti che ci danno la possibilità di contrastare il fenomeno mafioso. Poi qualcosa è cambiato anche dal punto di vista dell'impegno sociale, cioè dalle lotte sociali, dalle associazioni che fanno riferimento all'antimafia, che ce ne sono tanti che sono coordinati dall'associazione Libera, perché Libera sappiamo, diciamo, che è un coordinamento di associazioni, è stata fondata dalle associazioni ed è chiaro che anche questo è un segnale di cambiamento. Oggi ci sono i ragazzi che lavorano nelle cooperative di Libera Terra, che questa è una conquista sociale importantissima, però è cambiata pure la mafia. Dobbiamo studiare il fenomeno, dobbiamo contrastarlo e dobbiamo conoscere veramente, come dire, l'avversario, il nemico. Ha mai rimpianto che se suo fratello non avesse fatto quella ricerca della verità adesso sarebbe qui? Sicuramente sì, però Peppino era molto coraggioso, ci credeva tantissimo ed ha lasciato questo forte messaggio alle nuove generazioni. Quello che ha potuto lasciare lo ha lasciato e noi dobbiamo prendere il meglio di quel messaggio.